mancanza dei medici di base nell'US 7 rischia di diventare drammatica e c'è chi punta il dito contro la regione. Lasciato senza medico di base l'incredibile vicenda di un anziano 86enne invalido di Marostica. Si è insediato oggi a 9, il commissario del prefetto resterà fino a primavera. Attimi di paura sul ponte Campana di Marostica, un fuoristrada distrugge la balaustra e vola di sotto. Al via i lavori di ripristino della strada delle gallerie verso le Malghe del Grappa. Operazione Interforze a Bassano e nei comuni vicini nel mirino parchi, piazze e zone sensibili. Un'auto fuori strada carambola e finisce in un fosso, due persone ferite portate in ospedale. Prende fuoco un divano e le fiamme danneggiano un appartamento, paura a Gran Torto. Edizione serale di Bassano TG, ben ritrovati a tutti voi telespettatori. Partiamo subito parlando della carenza dei medici di base nell'ULS 7 che rischia di diventare drammatica. E c'è chi punta il dito contro la regione. Troppi pazienti per i medici di base, che sono sempre meno. E così la sanità, anche nell'area dell'US 7, si allontana sempre di più dai cittadini, che si trovano smarriti di fronte a carenze di disorganizzazione di servizi. È un grande problema che riguarda la carenza di medici di base, e i medici di base sono fondamentali per garantire quella prima cura ai cittadini, per non intasare gli ospedali. La situazione si fa addirittura drammatica per gli anziani, che si vedono di punto in bianco cambiare un punto di riferimento fondamentale qual è il medico di base, e che si trovano a dover percorrere a volte troppi chilometri anche in aree in cui gli spostamenti non sono sempre agevoli. So che cosa vuol dire, soprattutto per gli anziani, so che cosa vuol dire quando non si trova un medico che possa fare una visita o che possa fare una ricetta, soprattutto in un periodo così difficile come questo. Purtroppo è colpa della mancata programmazione della regione. Il medico di base era ed è un anello fondamentale nella catena sanitaria del territorio dell'US 7, e se viene a mancare questo anello la faccenda si fa davvero complicata. Senza la medicina del territorio, cioè senza quell'integrazione tra sanità e sociale, in medicina territoriale non si può garantire una parità di diritti ai cittadini. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, anche se c'è chi vorrebbe nascondere la polvere sotto il tappeto. E purtroppo invece vediamo che i problemi sono tutti sul tappeto. Qualcuno tenta di nasconderli, ma guardate che quando si parla di sanità, di bisogni dei cittadini, i cittadini devono essere tutti uguali. E la pensano tutti allo stesso modo quando vengono meno questi diritti. Che siano di destra, che siano della Lega, che siano di sinistra, è un bisogno primario che va salvaguardato. Ne sanno qualcosa le migliaia di persone che hanno firmato la petizione per una sanità diversa, per un San Bassiano come era una volta. Cittadini che non hanno scelto un simbolo o una bandiera di partito, ma che guardano solo a una bandiera, quella del territorio. A proposito, che fine hanno fatto le firme portate all'US 7? Lasciato senza medico di base per scelta del medico. È un'incredibile vicenda di un anziano 86enne invalido di Marostica. Sentite. 86 anni, invalido totale e senza medico di base per scelta del medico. Una situazione inedita, quella che vede protagonista Mario Scuro, ex docente di Marostica, ricusato dal proprio dottore e lasciato senza assistenza e senza spiegazioni. Il medico uscente, diciamo così, è stato gentile nel presentarmi, prima della sua dimissione, la dottoressa, giovane, preparata, che si prendeva l'incarico di prestazioni anche a domicilio, aggiungendo poi che non aveva difficoltà anche per le prestazioni dovute, nel caso mio, a domicilio, in quanto aveva preso casa sotto casa mia, e quindi pensavo di arrivare alla fine dei miei giorni con un'assistenza abbastanza sicura. Ma veniamo ai fatti nel dettaglio. Il 15 giugno ricevo una raccomandata ricevuta di ritorno dall'ULS, dal direttore dei servizi territoriali, il quale mi informa che la dottoressa mi ricusa, virgolette, ricusa.
Come motivazione di questa scelta del medico, nella lettera recapitata al signor Scuro si legge che è venuto a mancare il rapporto di fiducia. Non vedevo motivo di questa carenza o assenza del rapporto di fiducia. Semmai il rapporto di fiducia è del paziente che lo dà il medico, nel caso della medicina. Niente spiegazioni sul perché, ma dall'ULS un semplice quanto distaccato invito a cercarsi un nuovo medico di base. Non è che io possa dire cambio negozio, vado dall'altro, non devo rendere conto a nessuno. Il medico è la persona alla quale si dà fiducia. Ho chiesto spiegazioni all'interessata, al direttore territoriale, al direttore sanitario capo di Bassano, al direttore del distretto, e finora ho avuto queste risposte evasive: trovate un altro medico. Intanto il signor Scuro è senza dottore, con tutto il carico di disagi e pericoli che questo comporta. Io sono senza medico da giugno e devo ricorrere alla farmacia pagandomi i farmaci. Oltretutto, tra i medicinali ce n'è anche uno indispensabile per la sua salute. Questo farmaco viene dato solo dalla farmacia di Bassano, ma se no il medico che me lo prescrive non me lo danno. È un farmaco salvavita, non mi pare che sia il servizio pubblico questo. Come sempre, i nostri microfoni sono e restano a disposizione di tutti. E sulla vicenda del nostro telespettatore cardiopatico impossibilitato a recarsi nelle sedi indicate dell'ULS 7 per le visite, arriva la risposta dell'azienda sanitaria. Vi ricordate la segnalazione del nostro telespettatore con problemi cardiaci che ci diceva di non riuscire a fissare una visita? Bene, è arrivata la risposta dell'ULS 7 che ci fa sapere di aver proposto un appuntamento al paziente già il 21 giugno scorso, nel termine dei 180 giorni indicati nell'impegnativa. Inoltre l'azienda pedemontana ricorda come, in base alla normativa nazionale, l'utente non abbia facoltà di scegliere la sede nella quale svolgere la prestazione. Questa facoltà viene infatti concessa agli over 65, fascia in cui non rientra il paziente. Quest'ultimo, però, fa notare di non potersi recare nella sede indicata dal CUP a causa dei suoi problemi di salute e per una serie di situazioni legate alla sua quotidianità. Ancora una volta è grande la distanza fra il cittadino e la sanità locale, in tutti i sensi. E tante sono le situazioni che spingono i cittadini e noi a porre continue domande. Una le riassume tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi: ma allora, chi tace acconsente? E si è insediata oggi in municipio la commissaria prefettizia del comune di Noi, Renata Carletti. Ai nostri microfoni le sue prime parole sul ruolo che rivestirà fino a primavera. È già al lavoro in quello che sarà il suo ufficio per alcuni mesi Renata Carletti, viceprefetto vicario di Vicenza e da pochi giorni commissario del comune di Nove, dopo la caduta degli organi elettivi per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. Oggi mi sono insediata come commissario prefettizio e ho conosciuto i dipendenti che sono presenti. Il comune comunque mi è apparso ben strutturato e io posso dire che garantirò questo traghettamento del comune fino alle prossime elezioni, aprirò al ricevimento del pubblico e quindi nei prossimi giorni, insomma, comunicherò quelle che possono essere le date o quant'altro. Sindaco, giunta e consiglio sono al momento sospesi. Per lo scioglimento definitivo serve un apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il commissario Carletti fino alle elezioni assumerà poteri e funzioni di tutti gli organi elettivi, con una rassicurazione per i cittadini. Posso dire che in tutte le esperienze che ho avuto anche nei comuni precedenti, i cittadini non sono mai stati abbandonati, non si devono sentire abbandonati. Al commissario Carletti toccheranno atti fondamentali
come l'approvazione del bilancio e il completamento di progetti già in fase avanzata. Io porterò avanti tutte quelle che sono le iniziative, comunque tutte quelle che sono i progetti piuttosto che cercherò secondo criteri che poi possono essere sicuramente di legalità, di buon andamento dell'amministrazione, di equilibrio, insomma, di portare avanti l'amministrazione. Non ha avuto conseguenze per le persone, ma solamente per la macchina e il guardrail di un ponte, l'incidente che si è verificato in piena notte a Marostica. Era l'una e mezza della scorsa notte quando una Range Rover che era partita poche centinaia di metri più a nord con a bordo tre giovani è andata a schiantarsi su questa curva in via Cecchin rischiando di cadere nel canale sottostante. La macchina si è fermata proprio sul ciglio del ponte e i tre giovani sono usciti illesi. Ero in casa, all'una e mezza ho sentito un grosso colpo. Grosso colpo che ho sentito, mi sono affacciato nel poggiolo a parte di là, mi sono messo i pantaloni corti e a petto nudo sono sceso e sono venuto giù. Ho visto l'incidente qui, la macchina. Nonostante l'equilibrio precario della vettura, i tre occupanti, una ragazza di Udine e due ragazzi di Marostica e Schiavon, sono riusciti ad uscire autonomamente e senza danni rilevanti, anche grazie alla stazza del veicolo, un Range Rover modello Evoque guidato da un 22enne. L'autista si lamentava un po' allo stomaco, probabile l'iceberg gli ha battuto sullo stomaco e gli faceva male quello, ma comunque l'ho visto, è andato via, li hanno portati via i carabinieri, li hanno portati a casa. All'intervento dei carabinieri del NOR, sezione radiomobile di Bassano del Grappa, si è aggiunto quello dei vigili del fuoco di rientro da un intervento poco distante. Il guardrail era stato installato all'inizio del 2022 e ha svolto pienamente il suo ruolo frenando la corsa della vettura. Sulle cause e la dinamica dell'incidente indagano gli uomini dell'arma. E dell'incidente è stato immediatamente informato anche il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che ha raccolto ulteriori dettagli. Dalle prime indiscrezioni sembra che un animale abbia attraversato la strada e, complice la velocità e probabilmente anche l'ora tarda, i ragazzi hanno perso il controllo dell'autovettura che è andata a sbattere contro il guardrail di protezione del ponte. E meno male che quel guardrail c'era. Sì, devo dire che da una parte è una anche soddisfazione che ci fosse stato, perché il sito di Ponte Campana ha avuto negli anni moltissimi incidenti, questo è sicuramente uno dei più gravi. Erano state fatte negli anni numerose richieste di sistemazione, di messa in sicurezza dell'incrocio. Una delle ultime abbiamo fatto come amministrazione è del 2019, ma ripeto, erano state fatte anche dalle amministrazioni precedenti, quindi è giusto dare atto e peso alla richiesta di messa in sicurezza. E proprio a gennaio di quest'anno l'incrocio è stato messo in sicurezza con i due guardrail su entrambi i lati, con il rifacimento dei cordoli e anche tutto quello che sono lo scarico delle acque superficiali all'interno del canale Longhella. E una donna di 34 anni è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata disarcionata dal cavallo a Pozzoleone, nelle vicinanze del Brenta. La 34enne ha battuto il capo ed è stata portata in ospedale con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. E parliamo ora della strada delle Malghe, perché ci sono buone notizie. Grazie ad un avanzo di bilancio, la provincia di Treviso è pronta a dare il via ai lavori per il ripristino della viabilità. Un'altra estate pesante per le Malghe del Grappa, che ancora vivono il dramma della chiusura della strada che collega la cima del massiccio con la pianura trevigiana. Un anno fa, dopo la caduta di alcuni massi dalle gallerie, la provincia di Treviso si è trovata di fronte a una inevitabile chiusura per motivi di sicurezza a causa di una situazione peggiore rispetto al previsto. Grazie agli avanzi di bilancio della provincia, la soluzione è vicina. Abbiamo messo i soldi, abbiamo fatto la progettazione, è partita la gara d'appalto, quindi con i prossimi mesi partirà anche il lavoro e siamo sicuri che le promesse che abbiamo fatto anche in queste zone in diversi incontri le manterremo, quindi con la prossima primavera torneremo alla normalità. Non l'unico intervento fatto nell'area del massiccio del Grappa. Con le varie manutenzioni che sono state fatte i mesi scorsi, diversi chilometri di strada sono stati asfaltati, quindi c'è stata un'attenzione
importante anche per questa zona, certamente con, sapete tutti, con i pochi fondi che abbiamo, soprattutto con l'aumento dei prezzi sono stati di materiali, è chiaro che abbiamo potuto fare il necessario. Ed ora altre notizie dal territorio. A Bassano scatta la maxi operazione della questura che ha dato vita a controlli sul territorio con tutte le forze dell'ordine. Nel mirino il centro, la stazione, i parchi pubblici e anche i comuni di Rosà, Cassola e Mussolente. Al termine dell'operazione sono stati emessi fogli di via, avvisi orali e ordini di allontanamento dal territorio. A Lusiana Conco fino alla metà di settembre sarà a disposizione un centro temporaneo di raccolta rifiuti dove sarà possibile conferire ingombranti ed elettronici. La prossima giornata di apertura è sabato dalle 7 alle 11 in via Monte Cogolin. La Giunta di Bassano ha approvato un protocollo per l'installazione di 11 nuove stazioni di ricarica di veicoli elettrici che saranno posizionate nei parcheggi San Bassiano, Emisfero, Terraglio, Prato 1, Le Piazze, Aquapolis e Via Rosmini. Un'auto fuori strada carambola e finisce in un fosso. È successo a Borgoricco nella notte tra mercoledì e giovedì. Incidente nella notte a Borgoricco, nell'Alta Padovana, in via San Giuliano, dove un'auto è finita rovesciata in un fossato. Il conducente e il passeggero sono rimasti feriti. I pompieri, intervenuti dal locale di staccamento volontario e da Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e estratto il conducente per affidarlo alle cure del personale 118 del SUEM per il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E paura nel pomeriggio di ieri a Gran Torto per il principio di incendio del tetto di un appartamento. Le fiamme sono partite da un divano all'interno di un appartamento e sono rapidamente riuscite a raggiungere il tetto in legno. Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in questo caseggiato di via Alessandro Volta a Gran Torto. Immediata è scattata la richiesta di soccorso che ha portato sul posto i vigili del fuoco di Cittadella e i volontari del distaccamento di Borgoricco. L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse con danni ben peggiori. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Viveva da tempo a Milano ma era residente a Campo San Piero, il 28enne che sabato scorso ha perso la vita tuffandosi nelle acque di una cava. Un tuffo dopo una serata tra amici nelle acque della cava di Ronchetto a Milano. Il giovane che non riemerge, le disperate ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco che recuperano il corpo dopo 2 giorni a 8 metri di profondità. Si è spezzata così la vita di Petru Lupu, 28 anni, giovane di origine romena, residente a Campo San Piero ma da tempo trasferitosi nel capoluogo lombardo. Una morte che lascia sgomenta la famiglia e gli amici del giovane che ancora vivono nell'Alta Padovana. Proprio qui a Campo San Piero dovrebbero svolgersi i funerali. 21:15 Focus, ospiti del nostro direttore questa sera saranno Patrizio Baroni, Fabio Chies, Nicola Falconi, Marzio Favero, Marco Garbin, Gianmarco Lu, Annalisa Nalin, Leonardo Padrin. Siamo in chiusura di telegiornale, non ci sono altre notizie per questa nostra edizione, vediamo insieme gli sms e le previsioni del tempo di domani. Grazie a voi, arrivederci.